A poche ore dalla partenza e dal lungo viaggio, 800 km in pullman verso Bisceglie, dove si giocherà un'intera stagione, la Lucchese ha ricevuto il giusto e strameritato tributo in una piacevole e calda serata, il sacrosanto riconoscimento a suggellare e testimoniare posteri lo straordinario attaccamento ai colori sociali di un gruppo meraviglioso che comunque andrà a finire sabato sera in Puglia, è ormai entrato di diritto nella storia e nella leggenda della gloriosa Pantera. Una serata indimenticabile, ricca di applausi e delle giuste suggestioni. Gazzetta Lucchese, il noto sito online che vive la Lucchese a tutto tondo e con assoluta professionalità, ha organizzato un'edizione, la 12ª, che sicuramente passerà alla storia e che Gioco Forza non poteva essere come le altre e che ha rilanciato l'idea di conferire la cittadinanza onoraria a questi incredibili calciatori. Io credo che non si sia mai visto un giocatore piangere in sala stampa al Porta Elisa, già questo credo che dia bene la misura di quello che è stata quest'annata. Questi ragazzi hanno veramente dato l'anima per la Lucchese e un po' tutta Italia se n'è accorta. Non più tardi stamani mattina ho letto su un quotidiano di un giocatore che si è salvato con la regina tanti anni fa con una rimonta incredibile, che ha invitato il sindaco di Lucca a concedere la cittadinanza onoraria a questi ragazzi. Credo che il riconoscimento è veramente ai massimi livelli. Questa è una stagione comunque sia da incorniciare, perché a livello di valori umani questi ragazzi hanno espresso cose che forse a Lucca non si erano mai viste. Dunque il podio del Gazzettino d'Argento 2018-2019 ha visto salire sul gradino più alto il portiere Vladimiro Falcone, media stagionale 6,26, seguito al secondo posto da Mattia Lombardo 6,18 e al terzo da Matteo Zanini 6,15. Ma in fondo alla serata, a sorpresa, Gazzetta Lucchese ha deciso di premiare tutta la squadra e lo staff dei rossoneri con una medaglia, un riconoscimento voluto da tutti i tifosi presenti in gran numero. La medaglia, nominale, riporta la scritta più forti di tutti come sintesi dell'impresa sportiva umana compiuta in quest'annata. Giocatori e staff sono stati premiati da altri sportivi, gli ex rossoneri e capitani Matteo Nolè e Marco Sespece e l'alpinista Riccardo Bergamini, procinto di partire per una nuova impresa in Alaska. Un saluto particolare è andato a Diego Checchi, storico collaboratore di Gazzetta Lucchese, uno che ha la Lucchese nel cuore, ma che è anche nel cuore di tutti noi.